Cominciamo. Bene. Allora, Marcella, cominciamo con l'esercizio A. Inserite i pronomi indiretti, indiretti, corretti. Fabrizio oggi è veramente giù. Ha litigato con la sua migliore amica, Stefania. E Stefania. questo Stefania. Sì, in italiano non abbiamo l'accento sulle Stefania. Stefania. E questo gli dispiace. Quando entra in casa, sua madre non gli chiede niente, anche se lo vede triste. Fabrizio si siede sul divano, legge distrattamente il quotidiano e ascolta l'ultimo CD di Ramazzotti. Che gli ha regalato Filippo. La sua attenzione cade su una lettera di un lettore alla direttrice. La direttrice le scriveva che aveva litigato con alcuni suoi amici, perché gli aveva raccontato delle bugie. E esattamente quello che aveva fatto lui a Stefania, Stefania. l'aveva detto una bugia. Si alza quindi per andare a telefonare. Ahí va uno. Pensa, pensa a chi deve andare a telefonare, Fabrizio. Stefania. 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 A lei? Sarebbe. A telefonarle? No. Telefonarle. A telefonarle. Esatto. Quando squilla il cellulare, era Stefania Benissimo. che le chiedeva di Che? uscire, Aspetta, Stefania che? che Stefania le chiedeva a lui. Le chiedeva a lui? No, 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 o sea, sería Estefania que Ecco. gli chiedeva di uscire. Estefania, una vera amica. Esatto. Super. Sì, allora in generale questo era a lui, a lei è solo una che era a loro. Benissimo. Bene. Vediamo la B, scegliete la risposta corretta. 1. Signora Marucci. Marcucci, dice. Marcucci. Sì, signora Marcucci. Ho deciso di telefonarle perché non ho ricevuto
Nessuna risposta alle mail. All'email. All'email che le avevo inviato. Perfetto. La signora Marcucci, ho deciso di telefonarle perché non ho ricevuto nessuna risposta all'email che le avevo inviato. Perfetto. La due. Il film che abbiamo visto mi è piaciuto tanto, ma mi sembra di aver letto un libro che raccontava una storia simile. Perfetto. Il film che abbiamo visto mi è piaciuto, perché è il film, benissimo, tanto, ma mi sembra di aver letto. Che cosa era quel mi sembra? Mi sembra di aver letto. Me parece. Perfetto. Benissimo. Okay. Vai con la 3. Ragazzi, potete darmi una mano, per favore? Vi pare giusto ridere e scherzare mentre io sono qui a lavorare? Perfetto. Ragazzi, potete darmi una mano, per favore? Vi pare giusto? Che cosa significa quel vi pare giusto? Le parece giusto. Les parece, a ustedes. Les parece, esatto. Les parece giusto? Ridere e scherzare. Che cosa è scherzare? Come fastidiar, molestar. Bromear. Eso. Sì? Il verbo scherzare si traduce bromear. Scherzo. Lo scherzo es la broma. La broma, sí. Sarebbe el sostantivo. Perfecto. Suena, o sea, a mí al principio me parecía como grosería, pero aquí lo usan muchísimo. Ajá, pero no, sí, porque es como cuando tú dices, como agarrar para el deseo que dicen acá, ¿no? Scherzare, cosa que fanno gli amici, anche nel senso buono, nel senso cattivo. Allora es una palabra muy común, scherzare, o uno scherzo. Sí, porque creo que sí le pueden dar un sentido como un poco más grosero, ¿verdad? No. No, al máximo tú puedes dar el senso più di uno scherzo, un brutto scherzo, ¿no? Uno scherzo pesante, ma non è in nessun caso una parolaccia, né niente, no. È il verbo bromear. No. Allora non ha niente di di brutto. Ok. La 4. Luisa, ieri hai visto la prima puntata del nuovo programma della domenica? Perfetto. Ieri hai visto la prima puntata. Che cos'era una puntata? Capitolo. Esatto. Del nuovo programma, occhio alla M, programma della domenica. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Bene. Okay. 5. Teresa, non guardi sempre la televisione. Occhio, come è l'imperativo negativo del tu? Non guardare. Guardare. Non guardare, sì. Devi ricordare che la forma così, non guardi, non è possibile, non esiste mai. Sempre se tu a tu, non, e poi l'infinito, non guardare. Non guardare sempre la televisione. Leggi il libro che ti ho regalato. Esatto. Leggi il libro che ti ho regalato. Benissimo. Okay. La 6. Cara, frutta non prenderla. No, sería lo mismo. Non
Non ne prendere. Non ne prendere, esatto. Sì, perché Esatto. alla fine quando dico che non prendere la frutta alla fine prendere qualcosa è una quantità, no? Allora è sempre con il ne, frutta non ne prendere. Esatto, finiamoci prima quella che abbiamo. Se io dico finiamoci, sarebbe finiamo a noi. Io non mi posso finire a me stesso. Ah, allora no, non è possibile. Ah, io lo entendí como comámonos, no, comámonos, o sea. Finiamo non significa comer, significa Terminémonos, perdón. terminar. Sí, Sì, però che terminémonos noi in primero. spagnolo diciamo terminémonos. Però in italiano il finire non lo puoi fare come un verbo riflessivo. Io non mi posso finire a me stesso. Ya, finiamo prima quella che abbiamo. Finiamo. Esatto. No. Allora, cara, frutta non ne prendere, finiamo prima quella che abbiamo. Bene. Y, o sea, como que pensé mucho porque pone cara, fruta non ne prendere. O sea, ese sería el orden siempre. No, no, questa è una forma un po' esagerata per usare il ne, sì, perché se tu il che cosa, l'oggetto, lo metti all'inizio, poi potresti usare il ne. Per quello tu non puoi dire non prenderla, perché quella lo hai già detto che è la frutta. Se tu hai la frutta non puoi usare il la. Ok? Allora, come si direbbe nella vita reale questa frase? Sarebbe cara, non prendere la frutta. Quella è la forma più comune, più semplice e più usata, no? Cara, non prendere la frutta. Sì? Che ovviamente se stai usando l'oggetto non usi nessun pronome. Però ovviamente questa è una forma un po', come possiamo dire, obbligata per usare un pronome. La sette dimmi la verità. Non lasciarmi nel dubbio. Perfetto. Dimmi la verità, non lasciarmi nel dubbio. Perché? Perché il negativo di tu è non lasciare a me, mi, non lasciarmi. Perfetto. Il Poi? 8 sarebbe fa come vuoi, io ti consiglio di prendere la prima a destra. Perfetto. Fa come vuoi, io ti consiglio di prendere la prima destra. Perfetto. Benissimo, adesso il cruciverba. Sì, Vediamo con la 1 orizzontale. déjame que le saque una foto porque lo hice ahí un segundo. La prima orizzontale. Molte ragazze sognano di partecipare al concorso di Miss Italia.
Bene. Concor so dimissitari. Benissimo. Allora dimmi la due verticale. Verticale. E okay, dice don llama, pero la moviste. Ajá, abajo. Panorama non è un mensile, ma un settimanale. Perfetto. Allora dimmi la sette orizzontale. La 7. Ok. Signori, questa è l'occasione che aspettavamo e la dobbiamo. Aspettavamo. Ah, aspettavamo. E la dobbiamo sfruttare. 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 Al meglio. Perfetto. Almeno, esatto. Bene, dimmi la 6 orizzontale. La 6. Corriere della sera è uno dei quotidiani più letti in Italia. Perfetto. Quotidiani perfetto. La 5 verticale. La 5. Hanno le stesse caratteristiche, sono uguali. Ah, uguali. Ecco perché è plurale, hanno le stesse Uguali. caratteristiche, sono uguali. Sì, uguali. Bene, la 4 orizzontale. La 4. Ieri hai visto la puntata di Un posto al sole? Che cosa è successo? Perfetto. Benissimo. Dimmi la 8 orizzontale. La 8. Mia moglie preferisce la scuola pubblica a quella privata. Perfetto. Pubblica con doppia Pubblica. B, Sì. pubblica. Benissimo. E la 9 orizzontale? La 9, no, 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 la, Non l'hai fatta? no, 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 no. Molte sono in Italia le a carattere regionale, come es la nazione. Ad esempio. Ah, ok, ad esempio la nazione di Firenze. Quella, ho Esatto. visto che la nazione di Firenze è una che? È una parola che c'è scritto nel testo finale dell'unità. Testata. E qua al plurale ovviamente testate. Quello è un sinonimo di quotidiani, di Mio giornali. mio.
Allora, molte sono in Italia le testate a carattere regionale, come ad esempio la Nazione di Firenze. Ok, e la tre, la La manca 3 la tre, verticale. ok, la tre è questa lunga. Su Rai 3, 3. scusa, su Rai 3 c'è un documentario? Perfetto. Dell'orso, no? No, sulla vita. Sì, Ah, sulla vita di Cristoforo Colombo. esatto. E finalmente la 10 orizzontale. Ok. Da quando Maria ha rotto il telecomando, siamo costretti a guardare sempre lo stesso canale. Perfetto. Telecomando. Benissimo. Benissimo. Super. Sí, después que vimos el audio, la clase pasada que vimos el audio, había muchas de las palabras que me costó conseguir. O sea, bueno, busqué como en internet y eso, pero muchas de las palabras estaban en el audio que vimos la clase pasada. Esatto. Dammi un secondo che cancello tutto. Benissimo, allora abbiamo finito lì il test finale e poi adesso torniamo all'altro libro. Nuovo progetto. Andiamo alla pagina. Ho scritto che siamo arrivati fino alla pagina 165. 165, vediamo. Vediamo, vediamo. 165. Perfetto, allora manca solo leggere. Questo non l'abbiamo letto, no? La No. televisione in Italia? Direi di no. No. Allora manca solo leggere questo testo. Però ti va se prima facciamo la pausa? Ok. Sì, facciamo la pausa corta e poi leggiamo, ok? Allora. Bene. Alle 9:10. Ok. Sì? Yes. Benissimo. Ok.